questo fronte. È buona, credo che il sindaco vi potrà dare qualche aggiornamento. Sia stata trovata un'intesa con un operatore commerciale che insiste nell'area del Volpe, quindi si farà, da quello che mi dicevano i tecnici del comune, questa delocalizzazione rapidamente e quindi si libera tutta l'area intorno al Volpe e là si realizza un campo di 15.000 spettatori che consentirà di fare i lavori alla Rechi in maniera rapida e intervenendo su tutto lo stadio, quindi non lavorando a pezzi perché avremmo avuto un prolungamento dei tempi di anni e anni. Quindi credo che la situazione evolva in maniera positiva. L'ostacolo vero era la delocalizzazione di questo piccolo imprenditore che ha una struttura di vendita di manufatti che viene delocalizzata 200 metri più a sud. Non abbiamo altri problemi. Si sta lavorando per completare il progetto esecutivo della Rechi. Appena risolviamo la questione del Volpe, partiamo con le relative gare. Adesso abbiamo un altro problema, non vorrei che facessimo lo stadio nuovo e perdiamo la Serie A. Quindi il mio appello anche alla tifoseria, alla città, è di essere vicini alla squadra, di sostenere la squadra, perché rimanere in Serie A è una cosa importante. E non è facile quando si perde la massima serie e poi ritornare è sempre molto complicato, quindi bisogna avere fiducia, avere grande compattezza della città, della tifoseria, avere fiducia. Lo scorso anno eravamo in guerra, lo scorso anno, due anni fa, nessuno avrebbe immaginato che si salvasse la squadra. Quindi io credo che si debba combattere fino all'ultimo minuto e con grande unità per salvare la Serie A per la Salernità. È un periodo un po' complicato perché le due squadre che abbiamo in Serie A, Salernitana e Napoli, hanno avuto un po' problemi analoghi. Napoli ha dovuto sostituire l'allenatore. Allora, ci auguriamo che lo sport diventi per le nostre città, per Salerno, per la regione, anche un punto di eccellenza e di richiamo anche turistico. Grazie.